Comunque domani vado a fare un colloquio per un lavoro. Non mi chiedere per cos'è. Lo sai, io ci voglio andare in quella scuola. Non voglio rimanere bloccata in questo posto. Soprattutto adesso. Ecco, vedi? Questi sono tutti i documenti che devo presentare per la domanda d'ammissione. No, niente, ero una festa. Tu, vestita così? Il locale, Luciano, è il proprietario. Ah. Tu che balli mezzo nudo in un locale, chi l'avrebbe mai detto? Che c'è di strano? Ma sai, ti vergognavi di spogliarti davanti a me quando stavamo insieme. Allora una sera vengo a vederti. No, non lo dire neanche per scherzo. Davanti a te mi vergognerei troppo. Vuol dire che sei ancora innamorata di me? No, assolutamente no. E poi ti ricordo che sei stato tu a mollarmi, eh. E mi raccomando, questa cosa non la deve sapere nessuno, chiaro? E che fai, non rispondi? No, non mi va. Tanto mi deve dire la solita cosa. Ma poi ci dovrei tornare. Perché, ti do fastidio? Nessun fastidio, certo, facessi un po' meno casino, magari sarei più contento. Mi ricordi come facevo a sopportarti quando stavamo insieme? L'amore? Beh, è che questo Tony non è che mi pare proprio una persona così limpida. Cioè, credi davvero all'idea del benefattore che punta sul tuo talento? Scusami, qual è il tuo problema? Vuoi litigare? È che non capisco questa gente che frequenti ultimamente. Tony, poi c'è questo Luciano. Luciano non lo frequento, è il mio datore di lavoro. Scusami, anche se fosse, non è che sei geloso. Cioè, sono 6 anni che non siamo più insieme. Perché sono geloso, va bene, hai ragione tu. Forse è meglio dirtelo chiaramente. Oddio, ho sbagliato, vero? Non sei tu lo sposo. Palle gli addio al celibato, guarda, non riesco a trovarlo, è scomparso. Senti, io sono un amico di Giada. Sai quando comincia il suo spettacolo? No, Giada non lavora più qui. È successo un casino con il proprietario, tra l'altro se la passa anche male. Come mai non lavori più al locale? Non avevamo litigato io e te. Poi sono venuto a cercarti l'altra sera. No, non ci credo, sei entrato là dentro. Ti prometto, d'ora in poi, niente più gelosie, niente più rimpianti. Hai davanti a te un nuovo Nicola, praticamente l'amico perfetto. Promesso. Basta, adesso voglio concentrarmi, pensare alla tesi, laurearmi. Voglio andarmene da qui adesso più di prima. Perché, scusa, che è successo? Luciano, il proprietario del locale. Ah. È uno stronzo, non lo voglio più vedere. È in prognosi riservata al Cardarelli. Perché? Che è successo? Lo hanno aggredito davanti al locale. Non lo so, forse c'era di mezzo la camorra. Ma poi, non hai detto che era uno stronzo? E poi è sempre New York nei tuoi piani, no? Sì, ma è così lontano che non so nemmeno se ci riuscirò mai ad andare. Ehi, pare che hai avuto molto coraggio a fare quello che hai fatto, eh? Non tutti la pensano come te. Anzi, grazie di esserci stato. E di esserci anche adesso. Posso rimanere qua da te? Guarda, non ti devi giustificare. Vabbè, però se così. Ehi, perché non rispondi? Sono 2 giorni che ti c'è. Come stai? Cioè, com'è stato tornare a casa da tuo padre e da tua madre? Senti, avrei dovuto parlarti prima di Miriam. Però tu puoi venire a casa mia quando vuoi. È una cosa seria tra di voi? Non lo so, è qualcosa. Vai, adesso ci vediamo domani. Ci sarai domani, vero? Certo che ci sarò. Comunque ha perso la testa per la tua amica, eh? È la prima volta da quando lo conosco che non viene al lavoro. Vabbè, a parte quando è andato in ospedale. Che c'è, non lo sapevi? Di Giada, no, non lo sapevo. Eh? È a casa sua? E sono carini insieme, comunque, a me piace. È che in questo momento non so più quello che voglio.
Senti Giada, non ci diciamo nemmeno più le cose importanti. Che sono così, Giada, quella me la sono fatta passare da un pezzo. Non mi interessa più. E allora perché mi parli in questa maniera? Perché mi dispiace, pensate che stronzo. Giada, se tu non chiarisci le cose con tua madre, non sarai mai felice, non riuscirai mai a capire che cosa vuoi davvero. Perché tu l'hai capito. Sì, io forse l'ho capito, Giada. Giada, ti hanno preso nella scuola più figa del mondo e tu corri qui a lamentarti perché ho mandato l'application al posto tuo. Non mi sto lamentando, mi dà fastidio che fai le cose alle mie spalle. Giada, hai scritto amore mio, non è una frase qualsiasi, una cosa che diresti a un amico qualunque. Nicola, che cosa cambia? Tanto io adesso sto partendo. Come cosa cambia? Cambia tutto, Giada, cambia il mondo, cambia!